Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Sono Melissa Lamata. Hi everybody and welcome back to my channel. I'm Melissa Lamata. Oggi sono tornata a parlarvi di nuovo della mia amica Ambra Pampoloni, l'artista della ceramica che vive a Firenze. Potete trovarla nel suo negozio chiamato Le Mie Ceramiche in Via Giuseppe Verdi numero 8. Il suo negozio è pochi passi da Piazza Santa Croce. Today I'm back with my friend Ambra Pampoloni, a ceramic artist who lives in Florence. You can find her at her shop Le Mie Ceramiche in Via Giuseppe Verdi numero 8. She is just a few steps away from Piazza Santa Croce. Veniti con me mentre cammino per le strade di Firenze verso il negozio di Ambra, dove ci incontrerà per parlare con noi un po' di più del suo lavoro e delle sue ceramiche, questa volta in lingua italiana. Come with me as I walk through the streets of Florence to Ambra's shop, where she will meet us and talk to us some more about her work and her ceramics, this time in Italian. Cominciamo la nostra passeggiata all'interno di Santa Croce, dove troverete affreschi di Giotto. Lungo i muri della Basilica ci sono le tombe di fiorentini illustri come Alberti, Dante, Galileo, Ghiberti, Machiavelli e anche il grande Michelangelo Buonarroti. A Firenze c'è molto da stupirsi e si respira l'aria della creatività ovunque. Arte e artisti sono tutti intorno a noi, dietro ogni angolo. Uscendo dalla chiesa, attraversiamo la piazza e poi giriamo a destra per camminare lungo Via Verdi per fare un breve percorso fino al negozio di ceramica di Ambra alla fine della strada. Eccoci qua davanti al suo negozio, Le Mie Ceramiche. E qui sta Ambra, in attesa, è pronta ad accoglierci e per parlare di più delle sue ceramiche. Eccola! Salve a tutti, sono Ambra delle Mie Ceramiche a Firenze. Sono la decoratrice di tutte queste cose e questi nostri articoli sono tutti fatti a mano da me e da mio papà. Abbiamo l'azienda da molti anni e facciamo tutte queste cose attenendoci alla tradizione montelupina. Noi utilizziamo principalmente la creta bianca, anche se in natura ne esisterebbe la rossa, che è anche più economica, però è meno raffinata e la utilizziamo soltanto per le piante e gli esterni. Noi abbiamo in azienda tre tornitori che fanno le nostre creazioni sul torneo. Noi proponiamo modelli antichi del 500 e del 600 che i nostri tornitori fanno tutti fatti a mano sul torneo. Poi una volta finito l'oggetto vengono un pochino puliti, aspettiamo che si asciughi l'acqua e vengono messi i manici. Una volta seccati vengono messi in forno a 900 gradi per 12 ore. Quando sono freddi possono essere decorati, vengono messi poi in immersione in uno speciale smalto o cristallina o smalto antico, a seconda dell'effetto che vogliamo creare, e vengono messi nuovamente in forno per 12 ore e finalmente troveremo l'oggetto finito. Grazie Ambra, è sempre un piacere sentirti e vedere le tue ceramiche. Non vedo l'ora di sapere che cosa di nuovo stai progettando. Potete trovare ulteriori informazioni su di Ambra e le sue ceramiche su Matta Blog. Alla prossima, un caro saluto da Melissa. Ciao!